proprio intanto venire ad ascoltare quello che dicono i sindaci, quelli che dicono le persone che qui vivono, perché pensiamo che il compito di un sindacato, anche come il nostro, è quello di dare voce alle persone che si vuole rappresentare, che non è solo tutelare il lavoro in termini di diritti, che è cosa importantissima, ma è anche quello di creare lavoro e quello di dare anche un'idea di sviluppo diverso da quello che si è realizzato o che si sta realizzando. E quindi il fatto di aver girato e di non finire ancora più, di ascoltare, di cogliere anche queste esigenze per noi è molto importante, perché come veniva detto, il problema della ricostruzione non è semplicemente il ricostruire le case, non è solo un problema di mattoni o di costruzione. E condivido il fatto che il problema delle aree interne, perché di questo stiamo parlando, è un problema che c'era prima del terremoto, non è un problema che nasce col terremoto. Il terremoto, da un certo punto di vista, ha reso ancora più drammatica questa situazione. E la cosa che abbiamo potuto raccogliere in questi 2 giorni, parlando con tanti sindaci e tutto il resto, è che il rischio dello spopolamento delle aree terremotate è non un rischio, è un processo che è in corso, che bisogna arrestare, che bisogna invertire. E in questo senso occorre porre il tema, questo mi sembra l'elemento da cogliere, da cercare di farlo diventare un elemento comune di azione delle organizzazioni sindacali, ma anche delle popolazioni, dei sindaci, del territorio, delle istituzioni, è quello che bisogna non semplicemente porsi il problema di come si ricostruisse, ma è come le case o come si ricostruiscono gli edifici, il problema che esiste, ma è come si ricostruisse e in un certo senso anche in modo nuovo si rilancia un'idea di modello sociale, di territorio. E in questo c'è proprio il problema anche di come si valorizzano le competenze, le esperienze che sul territorio sostanzialmente qui esistono.